Ciao ragazze e ciao ragazzi! Allora, oggi faccio il video review su questa spugnetta di Avon. Questa recensione mi è stata richiesta da alcune di voi ragazze, ma in particolare da Erin Cirillo, a cui mando un bacio. Ciao! E allora, questa spugnetta, come avete capito, è del marchio Avon. È da poco presente sul catalogo, è scontata. Costa intorno alle 4-5 euro, mentre a prezzo pieno è 8,90. Quando l'ho vista sul catalogo sono stata incuriosita perché è molto simile alla Beauty Blender, che ha un prezzo molto eccessivo e l'ho voluta provare. Io l'ho provata sia da asciutta che da bagnata, però preferisco usarla da bagnata perché vedo che il prodotto me lo sfuma e me lo fa applicare molto meglio. Allora, il tatto è veramente molto tipo un antistress, però è molto carina pure il colore, mi piace. Per me questa è una spugnetta che mi ha dato molti risultati e molte soddisfazioni perché oltre, diciamo, la sua forma tonda, che magari questa parte si può usare per le zone più ampie del viso e questa appunto per i dettagli, tipo qua nella zona degli occhi oppure gli angoli del naso. È molto valida, mi piace davvero molto. L'ho già pure lavata. Questa forse è una pecca che quando la lavate ci mette molto ad asciugarsi perché assorbe veramente troppo acqua e quindi ha un'asciugatura molto lenta, però non si rovina assolutamente, rimane intatta e quando voi la utilizzate bagnata si gonfia e diventa grande il doppio. Quindi io mi sono trovata davvero molto bene. Ora mi vedete struccata perché vi lascerò ora uno spezzone di video in cui la provo e la provo sia col fondotinta sia col correttore e quindi voglio farvi vedere la differenza. Vi lascio all'applicazione e ci vediamo dopo. Come avete visto nel video, questa spugnetta la uso con questo movimento rotatorio proprio sul viso che mi accompagna alla stesura del prodotto. E secondo me, per voi che l'acquisterete o che la proverete se vi interessa, vi consiglio proprio di applicarla in questo modo piuttosto che picchiettare, perché questo movimento assicura una stesura veramente meravigliosa. Questa spugnetta mi piace tanto e sicuramente penso ne ricomprerò altre perché una sola, ecco, quando è sporca e poi a lavare si perde tempo per asciugare, quindi ne ho bisogno sicuramente di un'altra di riserva, che se ne ho tante altre in lattice non così e quindi un'altra di riserva la voglio. Io spero che questo video review vi sia stato utile. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere le vostre impressioni, se l'avete acquistata, come vi siete trovate e se la utilizzate in un modo diverso dal mio e se in questo modo, come la utilizzate diverso dal mio, avete notato delle,
comunque delle maggiori soddisfazioni nella stesura del prodotto, quindi fatemi sapere tutto qui sotto con un commento. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, quindi un mi piace, e iscrivetevi al canale per non perdervi i miei video e restate aggiornati seguendomi su Instagram e su Facebook. Vi mando un bacio, ciao, al prossimo video! 3 in 1 scrub maschera e detergente. C'è questa lozione corpo dell'Avon Care.